Pronto? Oh, signora Preside? Sì? Qui Radio 24, sì. Come sta, signora? Io bene, grazie. Chi, con chi parlo, scusi? Mi chiamo Cruciani, buonasera. Eccoci. Buonasera. Buonasera, come sta andando questa polemica, signora? Ah, guardi, una polemica, direi ingiustificata. Le insegnanti della sua scuola si sono messe in questa maglietta rossa all'interno di una struttura scolastica, non è proprio ingiustificata sta polemica. Uno potrebbe dire dentro la scuola non si fa politica, no? Cioè, no, guardi, infatti non si fa politica. Non è politica. No, dico, appunto, signora Preside, che è l'iniziativa di un prete, non è politica. Ma che c'entra, ragazzi? Che c'entra? Però non ci pigliamo in giro. Ma io con chi sto parlando? Scusate, sto parlando con due persone. Sì, Cruciani e Parenzo. Sono Parenzo, Preside. Buonasera, grazie intanto. Grazie, Preside. Allora, qui la situazione è molto semplice. Cioè, non si può dire non è politica. Cioè, un prete che ha lanciato questa iniziativa. Io, sinceramente, non riesco a capire, a comprendere il motivo di tutta questa gogna mediatica. Ma certo. Ma non c'è nessuna gogna. Questi come è pazzesco, tanti infatti. Altri rappresentanti delle istituzioni, sindaci, medici, esatto, negli ospedali, sì, ovunque, hanno indossato una maglietta rossa per rispondere ad una iniziativa di un portatore di pace che è Don Luigi Ciotti. Scusi, ma se uno avesse, scusi un attimo, signora Presidente, ma se qualcuno avesse messo per un'iniziativa, che ne so, di un'associazione X, una maglietta verde a favore di Salvini, sarebbe successo un casino. Ma quella è politica, quella è iniziativa politica. Ma Don Ciotti non è politico. Non è stato fatto a favore di ma come no? È una cosa contro. Ma le magliette rosse sono contro Salvini. Sono contro Salvini. Le magliette rosse. Ma ragazzi, non fate gli stupidi, però. Per ricordare i bambini morti. Sì, vabbè. Le cui madri vestono per i bambini morti. Per identificarli. Mi scusi un attimo, lei fa parte dell'assemblea del PD, sì o no? Lei fa parte dell'assemblea del PD. Niente, guardi, io sono un dirigente di una che fa parte dell'assemblea del PD. Ma che è una lista di e che bisogna fare le liste adesso di chi fa parte? Scuola, lei fa parte del PD, sì o no? Fa parte dell'assemblea del PD, sì o no? Scusi, ma questo che cosa c'entra? Saranno fatti suoi. Con il mio ruolo di dirigente, che cosa c'entra? Niente. Non io c'entra niente. Una cittadina. Niente. Scusi, c'è una posizione legittima ma politica quella là. Quella delle sue delle insegnanti della sua scuola è una posizione politica così, contro Salvini. Rivendicatelo. Guardi, io non intendo parlare con questo livello. Ma che livello? Lei non vuole ammettere che è una posizione politica? Lei non vuole ammettere che è una posizione politica ed è incredibile che non lo voglia ammettere. Noi non facciamo politica. Ah no, mettere la maglietta rossa non è politica. Non è una cosa contro Salvini. Che cos'è? Facciamo soltanto. Ma dove vivete, ragazzi? I diritti umani. Sì. Per i diritti umani. Lei può crederci o no? No, ma io ci credo. Ma è una posizione politica. Da dirle, guardi, è una posizione politica. Lei non ha il coraggio di dirlo. Lei non ha il coraggio. Abbia il coraggio di dirlo. Guardi, abbia il coraggio. Sono una donna che ha il coraggio. Del libero pensiero non mi sembra perché non dice il libero pensiero non ha niente a che fare con le accuse che lei e che tanti le accuse? Di voi state portando ma non è che le accuse è la realtà è lei. Ma lei non ragazzi ma state impazziti non è una posizione ha perfettamente ragione perfettamente come tutta Italia, è così tutta Italia lei che pensa di Salvini che pensa di Luigi sì Ciotti. Vabbè che tutta Italia ma che tutta Italia che è un portatore di pace che pensa di Salvini lei vabbè ho capito la parola del Vangelo benissimo lei che pensa di Salvini signora che pensa di Salvini mamma mia che vergogna ragazzi questa manco il coraggio di dire che è del PD una preside lo dica sono del PD per me Salvini è un porco è giusto fare politica all'interno di una struttura scolastica questo è questa preside qua questo dovrebbero dire se fossero coerenti questo comunque è sbagliato pure quello che ha detto il sottosegretario lì all'istruzione della Lega come si chiama Borgonzoni là che ha detto che è una roba no una specie di attacco contro la Costituzione non so che ha detto una cosa tremenda contro queste insegnanti
è inutile, cioè sono, non vale la pena, cioè non vale la pena attaccarle su questo piano, soprattutto sul piano come ha fatto il sottosegretario alle istruzioni, cioè che ha parlato, non mi ricordo che cosa, un attacco politico ha detto, un attacco politico, una cosa, una specie di ricatto. Non c'è bisogno, uno non ha nemmeno il coraggio di dire che sono del PD. Vabbè.